Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Genoa e Atalanta. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Via la partita. Bella serie di passaggi. Laxalt. Andrea Bertolacci. Laxalt. Gioca con un pallone lungo. Attenzione! Buona! In gioco! Josip Ilicic. Alejandro Gomez. Prova a spingere sulla corsia di sinistra. Elegante! Alejandro Gomez! Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Pandev. Cerca un compagno libero! Lungo passaggio in avanti. Josip Ilicic. La mette in avanti. Rigoni. Pandev. L'Atalanta cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Prova la giocata nello spazio. Passaggio in avanti nello spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cristante, di forza. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Laxalt, la mette sulla sinistra, se ne va. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Petagna! E c'è il gol dell'Atalanta! Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. L'Atalanta segna il gol che sblocca la gara. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Cerca di allungare il gioco. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Prova il filtrante. Chance per tirare. Gol, gol! Rete importantissima! Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si riparte di nuovo in parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol.
vuole la profondità, vede l'inserimento del compagno. Andrea Bertolacci, Luca Rigoni, Miguel Veloso, Spolli, Izzo, Luca Rigoni, palla in avanti verso il compagno. Hanno tenuto a lungo la palla, forse anche troppo. Alla fine gli avversari sono riusciti a interrompere l'azione. Prova con la palla lunga. Josip Iličić cerca la fondo, palla al piede. Cristante. Farà. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Questa situazione in cui c'è superiorità numerica. Occhio alla conclusione. Bel tiro, sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Hanno fallito quest'ultima opportunità, altrimenti parleremo di tutt'altro risultato. Ma la storia non si fa con i se, come si suol dire. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Luca Rigoni ha già segnato in questa partita. Pandev. E passa. Buon lancio. Prova un pallone a scavalcare. E il guardalinee ha alzato la bandierina e fuori gioco. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinee ha alzato la bandierina. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Masiello. Josip Iličić cerca spazio, tenta la conclusione e sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Petagna è andato vicinissimo alla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cristante. Tenta da lontano. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Miguel Veloso. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Cerca un compagno. Qui deve tirare. E c'è il gol dell'Atalanta. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Sono in vantaggio di un gol. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Izzo. Luca Rigoni. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cristante. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Palla in profondità sulla fascia. Petagna. Cristante. Pallone verso. Prova a tirare. E ha tentato la giocata spettacolare. Ci è mancato davvero poco. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile.
prova il filtrante. Vuole la profondità. Prova a passare con un pallone profondo. Conclusione. E il Papu Gomez! Sempre il Papu Gomez! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. E non poteva mancare un'occasione del genere. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. E si riparte con due gol di vantaggio. Due gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Il Genoa non sembra riuscire a controllare bene la palla in questo frangente. Qui può partire il contropiede. Cerca spazio, la mette in profondità per il compagno. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palladino prova a giocarla in profondità. Il Genoa non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Rafael Toloi. Alejandro Gomez sta ricevendo parecchie attenzioni, chiamiamole così, dagli avversari. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Continua ad andare, palla a piede. Ha la possibilità di andare verso la porta. Si libera la grande. Petagna! Luca Rigoni. Non c'è più tempo, finisce qui. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo. Adesso possono esultare. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Far